Ad oggi in provincia di Agrigento sono state inoculate 151.000 vaccinazioni, tasso di mortalità degli anziani che si è quasi azzerato. Così Mario Zappia, manager dell'ASP, nel suo consueto punto settimanale. 151.000 somministrazioni sono un buon risultato perché abbiamo 111.000 Pfizer, 10.000 Moderna, quasi 30.000 AstraZeneca. Queste vaccinazioni, anche se non complete, con la seconda dose, iniziano a darci una copertura, sia dai positivi che cioè dal fatto di diventare positivi, che dal fatto di ammalarci. Infatti vi faremo vedere il calo drastico dato fonte Istituto Superiore di Sanità dei positivi e dei malati per gli over 80. Gli over 80 sapete che in Italia noi abbiamo quasi completato, ma siamo al 90% così come il resto dell'Italia. Gli over 80 sono quelli che sono stati quasi tutti vaccinati, il 90%. In questi pazienti a livello italiano l'Istituto Superiore di Sanità ha una statistica aggiornata al 13 o al 12, quindi ieri o avantieri, ci dice che la morbilità e il tasso di contagiosità, quindi di positività di questi ottantenni e ottantenni si è ridotto quasi a zero. Quindi questo cosa ci sta a dire? Che il vaccino, i vaccinati e le persone che si sono vaccinate iniziano a essere coperte sia dal fatto di contagiarsi, ma soprattutto dal fatto di ammalarsi. Commissario che ha puntato sull'importanza del lab di Sciacca per intensificare ulteriormente la campagna vaccinale. Settimana prossima si aprirà l'hub di Sciacca. E quindi ci concentreremo al massimo sulle vaccinazioni. Quindi io vi darò dalla prossima settimana una serie di informazioni perché è importante avere chiaro un po' quelle che sono le indicazioni ministeriali sulle nuove aperture, ai cinquantenni, ai quarantenni. Vi dico purtroppo che tanto è veloce il susseguirsi di queste informazioni che spesso anche gli addetti ai lavori fatichiamo a stare dietro. I prenotati non vadano prima dell'orario indicato dagli hub vaccinali perché, dice, congestionano le sale di chi è in attesa e si creano disservizi. In una settimana i positivi sono scesi da 1.300 a meno di un migliaio. Il virus circola meno, ma purtroppo è ancora tra noi. C'è stata un'ottima riduzione dei positivi, quindi il virus inizia a circolare meno. Non culliamoci perché questo maledetto che gira in mezzo a noi, questo virus che continua a girare in mezzo a noi, non ci sta nulla con una festa, con una qualsiasi nostra imprudenza a riprendere, strada. Positiva infine anche la situazione negli ospedali. Abbiamo zero terapia intensiva a Agrigento, che era una cosa che non si verificava da un bel po'. Noi stiamo liberando totalmente Sciacca per fare in modo che l'ospedale di Ribera, Covid, per il quale sono stati spesi dei soldi, e quindi non è il direttore o la comunità l'ASP che vuole destinarlo a Covid. Noi abbiamo avuto un finanziamento, l'abbiamo speso e abbiamo il dovere di far sì che questo finanziamento sia stato ben speso. L'ospedale di Ribera in questo momento non ha nessuna terapia intensiva, mentre in subintensiva ha 6 pazienti e 7 pazienti in medicina. Quindi anche qua i numeri sono in riduzione perché anche la medicina si sta riducendo.